In casa Mericucco c'è Mister Tuoto con noi. Ciao Mister, buonasera. Buonasera a te Emilio, buonasera a tutti, grazie. Dunque Mister, continua questa ottima marcia in sella al Mericucco, insomma da quando sei arrivato tutte vittorie, una sconfitta, un pareggio se non sbaglio, e oggi che vittoria, perché un derby vinto 3-0, che è quel classico risultato che non lascia niente da dire, no? Diciamo che abbiamo fatto una grandissima prestazione, abbiamo, come già detto più volte, cerchiamo sempre di fare quello che è il nostro modo di essere, no? Le nostre idee. È andato bene perché abbiamo preso col piglio giusto la partita. Tre gol dopo che hai avuto un paio di occasioni dove potevi passare in vantaggio e non ci sei riuscita. Poi due gol di Giovinazzo e niente. Ma poi la partita è andata tranquillo così, anche se eravamo, diciamo, in difficoltà, perché senza Spoletti, che c'è un infortunio di domenica dopo la partita di San Giorgio, a risentimento sul gol laterale, e siamo stati, diciamo, costretti, insomma, noi viviamo in questo periodo, diciamo, anche in momenti di difficoltà, però non è questo, perché noi dobbiamo soccombere anche a questo. Quindi penso che ci sono i ragazzi, qualsiasi ragazzo che gioca dà sempre il massimo rispetto a quello che sono le situazioni, quindi non mi lamento, si va avanti, si guarda avanti e si spera sempre nel miglior risultato, sempre giocando con chiunque al meglio, quindi sempre giocando per vincere. Questo è il mio presupposto, è il mio modo di vederla la cosa. E adesso, visto che ci sono queste difficoltà alle quali bisogna sopperire a causa delle assenze, questo calendario intasato che vi vedrà giocare già mercoledì contro l'Archi, quanto ti preoccupa, ma soprattutto se questa partita contro l'Archi può in qualche modo virtualmente, perché matematicamente magari no, ma virtualmente chiudere le eventuali ansie per la salvezza diretta? Sai meglio di me che ogni partita ha una propria storia, no? Il discorso che sicuramente siamo in difficoltà di organico perché qualcuno manca, sicuramente ci sarà qualche squalifica, quelle sono cose che sappiamo benissimo, però ripeto, ho trovato un gruppo disponibilissimo, sempre con il massimo impegno, si adattano anche alle situazioni di massima difficoltà. Non posso dirti che questa partita è un viatico fondamentale per stare meglio, non dico per chiudere il discorso, diciamo, derivante dal fatto dell'eventuale, diciamo, retrocessione o di salvarci, perché da un giorno all'altro sei sempre lì e un passo falso ti può rimettere sempre in gioco. Quindi faremo la nostra partita, quella che è giusto fare, col massimo impegno, cercando di vincere anche questo. Si spera sempre nelle nostre possibilità e andare avanti così, a testa bassa e pedalare. Come hai detto tu la volta scorsa, il motto di Claudio Tuoto è a testa bassa e pedalare. Bene, e allora buona scalata, visto che poi nel ciclismo è la montagna la parte più complicata. Buona scalata e buona serata. Come ti ho detto a te l'altra volta, grazie a te, sai benissimo che c'è sempre l'altra parte della medaglia. Certo. L'aspetto psicologico deve prevalere, perché siamo ancora in una situazione che dobbiamo qui combattere. Ti ringrazio, grazie a te Emilio. Buona serata, grazie. Grazie a te, grazie.